5 febbraio 1949. Negli Stati Uniti, il rapporto Hoffman critica duramente l'intenzione, da parte del governo italiano, di utilizzare parte dei fondi del piano Marshall per sostenere il cosiddetto piano Fanfani, tradotto poi nel piano Ina Casa. Il progetto prevede di offrire alloggi e occupazione, mentre gli americani preferirebbero che si aumentasse il potere d'acquisto della classe media verso i prodotti statunitensi. I tempi previsti sono rapidissimi. Già a luglio iniziano i primi lavori e a ottobre i cantieri aperti sono 650. Ogni settimana vengono realizzati 2.800 alloggi. L'iniziativa in 14 anni dà lavoro a oltre 600.000 addetti alla costruzione di ben 350.000 alloggi.